Buonasera cari telespettatori, questa sera siamo in compagnia del procuratore aggiunto Antonio D'Amato della Procura di Santa Maria Capua Vetere. Buonasera signor procuratore, come sta? Buonasera ai telespettatori, buonasera a lei dottoressa. Bene, grazie per avermi invitato di nuovo e grazie per avermi concesso questo E i scenario. telespettatori si meraviglieranno, non siamo area gol, ma per volere del procuratore, quando parla lui si aprono i cieli, si modifica tutto e siccome lui ama il calcio, lo sport è vita, lo sport è cosa sana e quindi va bene abbinarla alla giustizia. Per suo volere siamo con questa scena, con questa bellissimo pallone, questa bellissima aria. Va bene? Allora iniziamo. Allora, signor procuratore, i successi le fanno bene perché la trovo in splendida forma. I successi non si contano e quindi meglio sorvolare, poi vediamo dopo. Signor procuratore, allora parliamo di criminalità economica, una materia a lei proprio congeniale, è uno specialista di questa materia, la criminalità economica. Come dire, lei è proprio quello che ci vuole in questo periodo di grande corruzione. Ecco, signor procuratore, i reati economico-finanziari, lei li guida la sezione proprio reati economico-finanziari. Nella categoria della criminalità economica-finanziaria si raggruppano tutti quei strani comportamenti compiuti da persone di elevata posizione sociale, mi riferisco alla diciamo, criminalità dei cosiddetti colletti bianchi, i quali agiscono in attività economiche legali, ecco, abusando con la abuso di persone, della fiducia di terzi che vengono vessati da questi comportamenti illegali, sempre al fine di, diciamo, di portare avanti l'impresa. Ecco, al giorno d'oggi sono più gli imprenditori camorristi o i camorristi imprenditori? E lei riproduce un vecchio adagio con quest'ultimo passaggio che risale agli inizi degli anni Ottanta, quando i colleghi che si occupavano a Napoli e a Palermo delle prime indagini antimafia, quelle prime indagini che si potevano fare ad ampio raggio con nuovi strumenti normativi, con gli strumenti potenziati con la legge Rognoni-La Torre, quella che istituiva appunto il delitto del 416 bis, l'associazione di tipo mafioso, iniziavano appunto ad elaborare questa distinzione tra l'imprenditore camorrista e il camorrista imprenditore. Era un anno in cui io ero ancora all'università. Era E, Pischello. però voglio dire, mi sono rimaste impresse quelle trasmissioni che io seguivo su emittenti private, ovviamente targate napoletane, perché sono della provincia di Napoli, non sono della provincia casertana, dove questi colleghi che per me hanno costituito un po' lo stimolo, l'esempio per partecipare poi al concorso in magistratura. Le è caduto il microfono, per partecipare al concorso in magistratura. E fin da allora emergeva in maniera chiara che in materia di criminalità economica la magistratura, come le forze di polizia, si dovessero attrezzare. E con questa espressione faccio necessariamente riferimento all'acquisizione di una professionalità investigativa che tenesse conto del fatto che la criminalità economica intanto come dire, produce profitti ingenti che poi vengono, come diceva lei, riciclati, in quanto può navigare su una base di economia sommersa. Immaginate che secondo studi di agenzie di ricerche di valenza internazionale, nel solo anno 2017 sembra che in Italia il giro degli affari economici non denunciati, quindi economia sommersa, si aggira intorno ai 320 miliardi di euro. All'interno di questo volume di affari consistente, 320 miliardi di euro, c'è C'è una buona l'economia. fetta che si aggira sui 20-25 miliardi di euro all'anno, che è appannaggio della criminalità organizzata di tipo Economia mafioso. illegale. Esattamente, economia illegale, ma in particolare appannaggio delle mafie. Questo che cosa
ci consente di dedurre? Ci consente di dedurre che oggi, più di ieri, il ricorso al crimine non è più un fatto singolo, episodico, sporadico, e non è più un fatto individuale, ma è appannaggio di vere e proprie organizzazioni, camorriste o meno, mafiose o meno, che fanno del ricorso all'attività imprenditoriale lo schermo, lo strumento, quindi che rappresenta uno schermo, per poter, come dire, agire da un lato illecitamente e dall'altro lato recuperando il, diciamo, le ricchezze illecitamente accumulate per reimmetterle nell'economia legale. È chiaro che tutto questo determina ovviamente l'intervento necessario di professionisti. E qui tocchiamo un altro tasto dolente, perché questi consiglieri, come del resto sta avvenendo con alcune indagini transitate anche al dibattimento, sta avvenendo sempre più che professionisti si prestano per consentire a queste organizzazioni di poter svolgere attività illecite che non solo si procurano enormi, come dire, patrimoni e ricchezze illecite, ma che, guardando su di un altro versante, l'effetto negativo per la società intera, che oltre a danno all'erario, al fisco e quindi a ognuno di noi, perché noi, il nostro è uno Stato, certo, democratico, che si basa anche sulle entrate, determina uno svantaggio dal punto di vista degli imprenditori onesti. Certamente, costituiscono questi disonesti che fanno da supporto, costituiscono ossigeno per la criminalità organizzata, perché dei reati sono fatti così bene che per forza dietro ci deve essere un professionista. E si dice che bisogna spezzare questo matrimonio tra criminalità e professionisti che danno supporto. Ma voglio dire, la scelta di questo riquadro che sta alle nostre spalle non è casuale rispetto a quella solita che caratterizza questo tipo di trasmissioni, ma è legata, come dire, a un messaggio che vorrei lanciare insieme a voi, insieme all'emittente, che è quella di rivolta alle forze sane della società, che è quella di stare insieme, di fare gioco di squadra. Si possono segnare gol, si può salire nella graduatoria e, pur non rinunciando alle individualità, a coloro che sono più estrusi, però giocando assieme si raggiungono i risultati. Certamente. E questi risultati che noi qui a Santa Maria Capovetere, ma anche in altri uffici giudiziari, penso a Napoli Nord, la stessa Procura di Napoli, per parlare a quelle che sono più vicine a noi, certi risultati li stiamo raggiungendo proprio perché sul nostro impulso si è avvertita l'esigenza di rafforzare la, uso un'espressione che diciamo un po', diciamo, come dire, abusata, sinergia istituzionale, ma parlo di gioco di squadra, è più bello. Lavoriamo a stretto contatto non solo con la Guardia di Finanza, ma lavoriamo a stretto contatto con l'Agenzia delle Entrate, lavoriamo a stretto contatto con l'INPS, con l'INAIL, poi spiegherò per quali motivi. Cioè con tutte quelle agenzie di presidio di legalità sul territorio, ognuna delle quali guarda un segmento di legalità di propria competenza. Poi vi confrontate. Certo, e quindi evitiamo quello che succedeva in passato, il frazionamento, diciamo, delle notizie, che inevitabilmente faceva sì che queste notizie arrivassero in procura e fossero affidate ognuna ad un pubblico ministero diverso, così finendo per perdere di vista l'unitarietà, certamente, diciamo, di un certo fenomeno che poi va decodificato e incanalato nei giusti binari, certamente, processuali. Ecco il gioco di squadra. Il gioco di squadra è importantissimo. Voi che siete istituzioni è fondamentale, ma anche noi che siamo cittadini potremmo fare squadra, potremmo riunirci nell'Agorà, non esiste più,
la piazza dove scambiare le idee, confrontarsi, denunciare, perché si ha paura, e questo poi diciamo è un altro problema di cui parleremo poi dopo. Dunque, la criminalità investe anche i mercati, ecco, la criminalità diversi mercati, facendo affluire tutta una massa di ricchezza diciamo illegale naturalmente, e che va ripulita. E quindi c'è il riciclaggio. In che misura i mercati, considerando anche la borsa, è influenzata da questa criminalità? Beh, questo effetto dirompente del reimpiego di capitali di provenienza illecita delle mafie italiane si è iniziato a registrare con una maggiore significatività, con una maggiore potenza, dopo la caduta del muro di Berlino. Perché dopo la caduta del muro di Berlino, quella cortina che teneva separati, diciamo, l'Occidente dai paesi dell'Est, quindi tutti i paesi dalla NATO e dall'altro quelli del Patto di Varsavia, hanno, come del resto poi è accaduto, determinato, lo sappiamo benissimo, ancor prima la caduta dell'Unione Sovietica, lo spezzettamento di quello Stato che appariva, era una confederazione, no? La Repubblica delle URSS si chiamava Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, ed inevitabilmente ha determinato, come dire, l'apertura di quello che all'epoca veniva definito il ventre molle dei paesi dell'Est. Prima c'era il confine, giusto, nel quale non si poteva accedere. Dopo, la riacquistata apparente libertà, che cosa ha determinato? Ma questo bisognava aspettarselo. La presa di contatto di quei cittadini che si aprivano a un mondo occidentale fatto di consumismo, certo, fatto anche di vita brillante, a contatto, quindi li metteva a contatto con chi aveva i capitali. Certo. Era un terreno facile, ecco perché ventre molle. Certo. Era il terreno facile per il reimpiego dei capitali. Certamente. E perciò noi troviamo i casalesi. Lei è magico, ha spiegato benissimo. Vanno lì è. In Romania, sì, in Bulgaria, in Ungheria, sì, diciamo, e vanno a acquistare. O addirittura imprenditori che si spostano in Romania, perché poi lì ovviamente ci sono dei costi del lavoro che sono molto più bassi che, certamente, non da noi. Quindi, come diventano, vede, tutti imprenditori, brava, tutti imprenditori, costruiscono palazzi. E quindi, certo, come dice, poi, giusto, torniamo alla distinzione imprenditore camorrista, camorrista imprenditore, ormai superata, perché qua sono, però è valida, sempre è valida, superata rispetto ad allora, dove è diciamo valida ancora oggi per alcuni profili, le indagini della direzione distretto antimafia della Procura di Napoli lo stanno dimostrando anche con positive verifiche al dibattimento, che una parte degli imprenditori qui nel territorio della provincia di Caserta, come dire, si è avvalsa della camorra, della forza di intimidazione di queste organizzazioni per poter fare profitti. E certo. Poi all'inverso la camorra si è rivolta agli imprenditori e sempre il cerchio torna. Il cerchio torna, il fatto è che, come abbiamo detto anche qualche altra volta, è maggiore secondo me il numero degli imprenditori camorristi, ovviamente, certo, rispetto al camorrista che si fa imprenditore, anche perché quest'ultimo, almeno allo Stato, se deve reinvestire, investe in attività imprenditoriali che sono caratterizzate da cosiddetto mordi e fuggi, certo, non investe in attività imprenditoriali che richiedono per produrre ulteriore capitale degli anni di investimento, e quindi l'investimento viene fatto su imprese che, come devo dire, consentono un guadagno facile, immediato, quindi attività di ristorazione, certo, attività di abbigliamento che tu, certo, puoi chiudere dalla sera alla mattina. A proposito di abbigliamento, la criminalità investe anche l'economia sia agricola, ma anche l'industria dell'abbigliamento. Ne ho parlato con il presidente De Simone della Camera di Commercio. Investe l'agricoltura, l'economia agricola, danneggiando la competitività, la qualità.
L'abbigliamento, c'è un forte allarme su Terra dei Fuochi, a me non piace definire così, ma nella nostra zona, della contraffazione, ce n'è tantissima, ne ha parlato anche il prefetto, ha mostrato diciamo un documento, uno studio proprio del Ministero dell'Economia che dice proprio c'è questa contraffazione enorme, perché tutti quanti vanno a comprare la cosa diciamo falsa, perché c'è questa contraffazione? Perché c'è molta richiesta. Ma questo, quindi è un fatto culturale. Dottoressa, reintroduce un po' il concetto che stava diciamo elaborando lei qualche domanda fa, cioè quando lei ha parlato di cittadinanza attiva, cittadini che devono ritrovare il riscoprire invece di parlare il gusto di stare, cioè. Col computer. Allora, il problema è un problema molto complesso che merita comunque anche attraverso questo strumento televisivo forse un'analisi, non so se sono adeguato, all'altezza, perché non sono né un sociologo né un criminologo. Sì, lei è sempre all'altezza. Allora, il tema è questo. I costituzionalismi moderni, partiamo un po' anche dalle nostre radici, dalle nostre tradizioni e dalle nostre radici giuridiche. I costituzionalismi moderni, quelli che si sono registrati come in Italia dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, in Italia e in altri paesi dell'Unione Europea, si caratterizzano per una particolarità. La particolarità è che, mentre per esempio nelle Costituzioni dell'Ottocento, vedi lo Statuto Albertino, c'erano delle grosse enunciazioni di principi, e quindi venivano riconosciuti in maniera sacramentale i diritti fondamentali alla base della libertà, dei principi della democrazia, che è un'espressione ovviamente sviluppo della rivoluzione francese. Nel Novecento invece nascono dei costituzionalismi che si basano non solo su delle enunciazioni di principio e quindi affermano dei diritti, ma nello stesso tempo, visto che la Costituzione è un nuovo patto sociale che deve mettere d'accordo le diverse anime del Paese, come è stato un bellissimo esperimento di quei due anni in cui ha funzionato l'Assemblea Costituente tra il 1946 e il 1948, accanto ai diritti c'è una quota di doveri. Ora, questa quota di doveri in parte è in carico allo Stato. Immaginavo soltanto come è formulato questo articolo 3 della Costituzione, bellissimo nella sua parte dinamica, che è il secondo comma. La Repubblica rimuove tutti quegli ostacoli di ordine giuridico, economico, sociale, bellissimo, che impediscono lo sviluppo. Esattamente. Da un lato. Però una parte di questi doveri è inevitabilmente a carico dello Stato. Certo. Allora, intanto possiamo, come dire, promuovere una cittadinanza attiva con la promozione dei cosiddetti doveri di solidarietà, anche questo trova fondamento nell'articolo 2 della Costituzione. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali nelle quali si svolge la sua personalità. Se si mettesse in atto. E garantisce l'adempimento dei doveri di solidarietà economica, politica e sociale. Allora, quando parliamo benissimo di doveri, significa che lo Stato dovrebbe trovarsi in una condizione di poter garantire, innanzitutto, come dire, i diritti agli immigrati. Facciamo un esempio. Certo. Ma tutto questo però deve fare i conti con le entrate dello Stato italiano. Lo Stato italiano ha le risorse necessarie per poter assolvere a tutti questi compiti? Non ce l'ha. Non ce l'ha. Non ce l'ha, tant'è vero che, voglio dire, quando il Parlamento deve votare la legge di stabilità, si va alla ricerca dei canali dai quali drenare delle risorse per fronteggiare politiche sociali che servono, vadano nella direzione dell'adempimento di quei doveri. Allora io faccio una considerazione, ma se lo Stato non è in grado, per ragioni oggettive, di garantire, perché non ha risorse, come possiamo noi pretendere una cittadinanza attiva ai cittadini, chiedendogli di solidarietà, chiedendogli nei condomini di stare insieme, chiedendogli
diciamo, di denunciare i fatti. Allora mi rendo perfettamente conto del fatto che la magistratura, per la parte di sua competenza di investigativa e repressiva, certamente avrebbe bisogno di maggiori denunce, però dal lato devo anche ritenere che se questo non avviene non ne possiamo fare una colpa ai cittadini. E certo, qui si reintroduce entriamo in un altro campo, entriamo nel campo della classe dirigente, una classe dirigente che secondo me si dovrebbe muovere sulla base di criteri di reclutamento che siano un po' diversi, certo, da quelli di oggi. Certamente. Siano un po' diversi e che soprattutto, quella moralizzazione della vita pubblica, di cui tanto parlava Berlinguer, la famosa questione morale, certo, nella fine degli anni 70, fosse affrontata in maniera seria, senza aspettare un'indagine giudiziaria per eliminare da un consesso politico elettivo o no, quindi da un partito politico, da un consiglio comunale, regionale, quello che sia, la decisione del giudice. Certamente. La magistratura, insomma, non può fare tutto da sola, e questo è il problema. Questo è questo è il problema. Noi cittadini, come siamo andati a un convegno e il vescovo diceva aiutateci ad aiutare quelli che vogliono parlare, perché quelli che vogliono parlare hanno paura, ma non tanto di parlare, pensano al dopo. Dice, non vogliono essere lasciati soli. Allora, se noi assicuriamo, perché in questa terra c'è molta umiltà, c'è molto guardare dall'altro lato. Io ripeto sempre quel capitolo 32 dei Promessi Sposi che dice, il buon senso c'era se ne stava nascosto dietro il senso comune. Non c'è bisogno di essere criminali per essere umiltoso, anche un cittadino che gira la faccia dall'altra parte. Ha sentito l'altro giorno, era scritto sul giornale, quel magistrato, sì, a Napoli, una zona bellissima di Napoli, stava, diciamo, con la figliola, aveva finito ginnastica, è stata aggredita, un uomo è intervenuto ed era con la famiglia. È da farci una statua, sì. È intervenuto e la bimba diceva, la figliola di questo soccorritore, diceva papà basta, basta, andiamocene, abbiamo paura. E quando si vede mai una cosa di questo genere? Tanti ragazzi vengono, si accapigliano, si menano proprio di brutto e abbiamo il telefonino a disposizione, filmiamo, ma non chiamiamo le forze, brava, dell'ordine. Brava, brava. Questo, diciamo, è un po' figlio dei tempi. Vabbè, ma non ci si rimette niente a telefonare. Sì, ma è figlio dei tempi e voglio dire... è la paura. Voglio dire, è la paura. È la paura, ma pure torno umana sul discorso di prima. Se ci fossero degli esempi dei più grandi, disegno diverso. Anche questo il procuratore diverso ha detto. Allora, ragazzi, perché? Diciamo la verità, tu una classe dirigente come la formi attraverso innanzitutto l'esempio dei più grandi. Certo, come ha detto lei in sede di convegno. Quando noi in magistratura, ad esempio, ci formiamo, c'è quel periodo di tirocinio che veniva chiamato di dorato, venivi affidato a un magistrato, guardavi anche tutti gli altri come si comportavano. Certo. Vedevi non soltanto l'attaccamento al dovere, lo spirito di servizio, ma il modo in cui si comportava anche un po' nella vita privata, come andava abbigliato, qual era il tratto con il quale era solito rivolgersi al personale amministrativo, che tante cose valide faceva e continuerà a fare per noi negli uffici giudiziari, il tratto con il quale era solito rivolgersi all'avvocato, e imparavi. Gli esempi ci vogliono. Ecco gli esempi. Quando dico classe dirigente, no, per carità, non voglio buttare la croce addosso a nessuno in maniera esclusiva, ma io penso che noi avremmo bisogno di esempi diversi, di una comunicazione che sia istituzionale, certo, e che badi all'essenzialità delle cose, sfrondando. Invece sembra qui che tutto quello che accade invece nella vita abbia sopravvento
su quelli che dovrebbero viceversa dargli esempio. Quindi l'esempio diventa l'imprenditore camorrista, l'imprenditore che imbroglia e dice: ah, quello è furbo, ce l'ha fatta, ha fatto l'evasione fiscale, ci è riuscito. Anche questo è un esempio in negativo che corre il rischio di essere emulato. Sì. Perché, lo dicevamo quella sera al convegno, lei c'era, forse qualcosa è cambiato rispetto a 25-30 anni fa, quando vedevi camminare camorristi, veniva l'esempio del libro, quando vedevi camminare Antonio Bardellino, nel paese ci si scappellava e i ragazzini lo guardavano come un mito. Può darsi che oggi non accade questo in maniera così plateale, ma si risente, diciamo, come dire, della considerazione che persone del genere o quelli che sono imprenditori camorristi, come uno che è caduto, la botta l'ha presa e quindi ne risente poi a vita. Certo, allora dovrebbero cambiare gli esempi di riferimento nelle scuole. Guardi, io ho frequentato una scuola, un liceo. Lei è la Nunziatella. Ho fatto, esatto. Ma la Nunziatella bisogna andarci quando uno proprio bravo, sì. Perché sennò non li prendono. Quando uno ha 8, 9, 10. Ma io ricordo perfettamente che l'ora durava di lezione, era di 50 minuti, che i primi 10-15 minuti il docente era solito parlare dei migliori allievi degli anni precedenti che poi avevano avuto successo nella vita professionale o nelle accademie o nella vita professionale. Lei avvocato. Ha un amore per la Nunziatella. Allora, voglio dire, lo ricordo io, ma anch'io che sono una diversamente giovane, quando ero ragazzina andavamo pazzi per i ragazzini della Nunziatella, i quali erano elegantissimi perché venivano con la divisa e avevano la mantella, il periodo invernale era scicchissimo proprio. Bravo. Per loro, con la mantella, davano quello spadino quando c'erano i corsi, le cose, e quindi io ho un'ammirazione proprio veramente grande per quella. Quindi sì, capisco, ecco, l'empatia, vede, l'empatia che mi viene. Lei ricorda molto bene, dopo. Ricorda anche i particolari, lo spadino e la mantella. Sì. Allora, era ed è, perché una scuola sia pure di origine borbonica, ma certo, che rimane nei tempi, certo, e se ne parla di istituzione di una scuola militare europea da fare lì a Monte di Dio, quindi a Napoli, nella capitale del sud, certo, noi saremmo praticamente, come dire, i primi a realizzare qui a Napoli se dovesse andare in porto questa progettualità. C'è bisogno di un simbolismo, certo, in positivo, come c'è il simbolismo in negativo, certo, dei camorristi, come quelli quando vengono arrestati, che anche tra uomini si baciano sulle labbra, che ha un significato particolare, certo, quello cioè che si consegnano i segreti e chi va a finire dentro mantiene, è uno dei significati di, sì, questo simbolo, mantiene, sì, il silenzio, la consegna del riservo e del silenzio, questo è uno dei significati, un passaggio di consegna, di quel bacio fosse in bocca, va bene, ma abbiamo bisogno di simboli in positivo per le istituzioni, certo, questo è il simbolismo di cui ha bisogno. Come esiste la bandiera che lei rappresenta fare il simbolo, il simbolo del magistrato. Noi dovremmo viaggiare anche sui simboli. Anche sui, certo. Ecco perché i magistrati, l'associazione magistrati, organizzano diversi convegni per la legalità, vanno nelle scuole. Spesso, lei si ricorda, facemmo quella bellissima cosa con il coro delle voci bianche del San, certo, Carlo, dove mettemmo insieme diciamo, il coro delle voci bianche, questo gruppo di dodicenni con un gruppo di detenuti del carcere di Carinola che erano stati diciamo istruiti in quei pochi mesi gratis da un docente di musica del conservatorio. I magistrati hanno sempre legato con la musica, è sempre armonia. Lei perché l'ha armonia, il perché? Procuratore Lembo. Facevamo, organizzavamo sempre i concerti, dei concerti di, certo, che era un'istituzione per questo territorio, proprio perché diceva la magistratura deve vivere con la musica per vivere in armonia, e c'era questo legame. Dovrebbe essere così, dovrebbe essere così. Purtroppo questa armonia che vorremmo cercare di realizzare non sempre si può fare,
perché non tutti gli strumenti che ci mettono a disposizione sono accordati quando ce li danno. Sono un po' qualcuno è scordato. Allora, dunque, si è avuto, grazie alla Procura di Santa Maria Capo Vetere, grazie al procuratore Troncone, che io saluto con affetto e stima, grazie a lei, un terremoto giudiziario sull'interporto Sud Europa, Maccialise e Maddaloni. Era una grossa realtà che noi avevamo considerato proprio per il rilancio del Sud, per l'occupazione dei giovani, insomma un volano dell'economia. Ci avevamo messo proprio il pensiero, la provincia, la regione. Invece questa inchiesta della Procura di Santa Maria The Family, mi pare. Vorrei sapere questi titoli, chi li... È una domanda che mi sono sempre fatta. No, ma diciamo così, svelare dei fatti, degli arcani che sono dietro. Generalmente devo dire, non me ne voglia, no, in genere la polizia giudiziaria che polizia cerca giudiziaria. Di attribuire anche un nome, un simbolo, che poi può rappresentare un simbolo per noi che ci lavoriamo all'indagine, all'attività investigativa nel suo complesso. Certamente. Comunque, un terremoto, tante le accuse, bancarotta fallimentare, concordataria, sottrazione fraudolenta, quindi evasione fiscale per 130.000 euro, autoriciclaggio, fondi nascosti. Insomma, la Guardia Finanza ha già sequestrato 28 milioni di euro, immobili e conti correnti. Gran parte del merito, diciamo, della Procura naturalmente, ma su in particolare, perché proprio reati economico-finanziari proprio è proprio la materia sua. Ecco, è una realtà attenzionata da tempo. Quali sono state le difficoltà per giungere a un giudizio così severo? Perché insomma... l'inchiesta non si può chiedere niente, questo si può chiedere? No, diciamo, lasciando stare un po' il merito, perché si tratta di indagini giudiziarie ancora in corso, è vero, era stata la sezione di criminalità economica che è coordinata. La sua. Ora, però di là adesso dal merito delle accuse, perché l'indagine è ancora in corso. I provvedimenti giudiziari sono adesso all'oggetto di esame da parte del Tribunale di riesame e poi ci sarà necessariamente, se dovessimo andare comunque, una verifica dibattimentale, quindi le accuse devono essere ancora verificate nel contraddittorio con le difese. È però un'indagine, per quello che posso dire, che ha risentito in maniera benefica del gioco di squadra, perché la Procura si è mossa non soltanto avvalendosi della Guardia di Finanza, ma anche di un rapporto basato su uno scambio di informazioni in tempo reale con l'Agenzia delle Entrate, e si è avvalsa altresì, sulla base di protocolli di intesa ufficiali, quindi che tutti quanti possono leggere, con il Tribunale di Santa Maria Capo Vetere, sezione civile fallimentare. La dottoressa Casella, che io adoro e le mando un affettuoso abbraccio, che è bravissima. Una delle prime cose che sono state fatte qui a Santa Maria Capo Vetere con la nuova dirigenza, cioè quella del procuratore Troncone e poi a seguire della collega Castella, è stato proprio quello di fare in modo che la Procura non perdesse dal polmone informativo del Tribunale, in particolare sezione fallimentare, che è un polmone, un collettore di notizie importantissimo per quanto riguarda la situazione della crisi d'impresa, non perdesse un patrimonio informativo che potesse mettere poi la Procura nelle condizioni di attivarsi. Avete saputo prendere? Abbiamo saputo prendere in tempo utile, perché per quello che posso dire, e mi fermo, tutto nasce anche proprio dalla consapevolezza da parte della Procura, questo grazie alle informazioni che ho avuto dal Tribunale, che questo gruppo di imprese versava in uno stato di insolvenza al punto tale da poter promuovere dei ricorsi di fallimento. Quindi avete valorizzato queste informative. Quindi è stato valorizzato, diciamo, tutto questo patrimonio informativo che poi si è sviluppato in un'indagine e via di seguito. Certamente, non diciamo di più. Un'altra importante inchiesta, questa si può dire, quella sulla casa di cura per malati terminali, c'erano i proprietari di questa casa di cura e facevano
resuscitare i morti e li facevano apparire vivi per, diciamo, spillare soldi alla ASL. È giusto così? Sì, anche questa è un'altra indagine. Ora però, di là dalla singola indagine, un dato non le sarà sfuggito. Perché... Dato umano a me. Vabbè, questo morsi è il dato umano. Però c'è un dato che corre costante e lei se lo sarà chiesto sicuramente e glielo faccio ricordare. Lei si rende conto che nel nostro circondario, ma anche altrove, voglio dire anche a Napoli, queste truffe, questi sistemi truffaldini, questa corruzione, ma come dilagante nel settore della sanità? Sì. Sì. Quindi immaginiamo che noi siamo stati l'unica azienda ospedaliera qui, l'unica azienda in Italia ad essere sciolta per infiltrazione mafiosa, sì, con un tasso di corruzione elevato. E questo deve far riflettere su quello che si diceva prima, su, secondo me, su una imprenditoria un po' malata, molto malata, che non riesce evidentemente ad uscire dagli schemi dell'illegalità per fare profitto. Perché si può fare profitto anche in maniera lecita, in maniera rispettando le norme. Devo però dire anche un'altra cosa, se vogliamo essere a 360 gradi e completi. Se parli con un imprenditore, anche di quelli sani, non possono non segnalarti quanto costa loro la burocrazia. Allora torniamo al discorso di prima, lo Stato che deve abbattere quelle barriere. E allora ci vorrebbe probabilmente anche forse una minore burocrazia all'interno degli uffici pubblici. Questo per poter far sì che le imprese private, che sono tartassate da tanti balzelli, possano effettivamente, come dire, affacciarsi al mercato e competere. Perché qua devi competere con la burocrazia, con le imprese illegali e con le imprese camorriste. Io se mi metto nei panni di un imprenditore, voglio dire, veramente la trovo iniqua la loro attività. Questo per essere così, volo molto alto, sto facendo un volo a volo d'uccello per affrontare. No, ma quello così è, c'è un problema senza... di sete di denaro e anche morale. E questo morale. È il punto. Allora... Sui malati. A Napoli degli infermieri non sono stati trasferiti, non mi ricordo in che ospedale, hanno messo scarafaggi, pure la storia delle formiche era tutto proditorio, fatto apposta. Ma c'è sempre da chiedersi perché è il settore della sanità quello più malato, di corruzione, perché è il settore nel quale evidentemente una parte della politica malata cerca di fare degli innesti con le assunzioni, con le nomine dei dirigenti e con l'affidamento dei lavori alle imprese. Perché certo, è il settore è normale. Che è, diciamo, dal quale si riesce a mungere molto latte. Eh certo, la corruzione è dilagante comunque, non si riesce a porre freno. Diceva il Papa, la corruzione spuzza, ma spuzza parecchio, è dilagante. Adesso si è saputo, non so, lei sicuramente l'avrà saputo, perfino la corruzione al Consiglio di Stato, dove due avvocati siciliani aggiustavano i processi e assicuravano ai loro clienti, cioè, vi preoccupate che il processo va bene, cioè è un assurdo. Comunque adesso c'è il decreto spazzacorrutti, lei che cosa ne pensa? Perché io so che giudici e avvocati, non so se so bene, non sono tanto d'accordo, né i giudici né gli avvocati di Napoli, né i giudici e avvocati di Santa Maria, tant'è hanno fatto un convegno anche a Santa Maria, alla scuola di formazione, a Napoli mi pare che si è fatto uno sciopero, perché vi preoccupate dell'affollarsi eventuale delle carceri, perché il decreto spazzacorrotti si va in carcere sicuro, che la spazzacorrotti agisce in modo retroattivo, non prevede norme transitorie, va in carcere chi ha patteggiato e anche chi ha seguito il diritto, il rito abbreviato, quindi si va in carcere sicuro. Con le carceri come siamo messi noi, con la, come si dice nel 2013, ma la Corte Europea ci aveva condannati per le condizioni disumane che ci sono nelle nostre carceri. Sentenza Torreggiani, sì. E quindi il carcere deve togliere la libertà, oltretutto, non la vita.
alta, perché ci sono un sacco di suicidi, ce ne sono dunque in Italia 67 suicidi, in Campania 9, 5 a Poggioreale, 1 a Quarinola, 1 a Secondigliano, 1 anche a Santa Maria Capovetere, 1 a Salerno. Quindi il carcere dice deve avere funzione repressiva ma anche recuperatore. Ma mi sa dire lei come si fa a recuperare in un carcere così affollato? Io secondo me fossi delinquente uscirei ancora più delinquente di prima, secondo me, non lo so. E quindi io penso che sia giusto il vostro dubbio su questo decreto spazzacorrotti. Lei ce l'ha questo dubbio? Ma certamente condivido i vari dubbi che sono stati sollevati in punto di legittimità costituzionale. Però, per quanto riguarda la retroattività, ma i dubbi in particolare che condivido sono quelli inerenti all'assenza di un intervento preventivo e repressivo che sia di ampio respiro, cioè da sistema. Allora, il tema non è che aumentando il livello di repressione tu eserciti come Stato anche una maggiore funzione preventiva nella commissione dei reati. Lo sappiamo da sempre che per poter esercitare una funzione preventiva dei reati in materia di corruzione devi agire sul versante amministrativo, non solo su quello repressivo. Certo. Noi in Italia dal 92, come lei ben ricorda, abbiamo abbandonato la logica dei controlli preventivi di legittimità con l'abrogazione dei Coreco, Comitati Regionali di Controllo, no? Sì, si sì. Ricorda che avevano il controllo preventivo sugli appalti, le delibere dei comuni, delle ASL e via di seguito, per sposare la logica del controllo sulla performance di risultato attraverso i nuclei di valutazione. Quindi i dirigenti delle pubbliche amministrazioni dovrebbero essere valutati sulla base dei risultati che certo producono. Però, non so se l'ho detto qui, ma lo ripeto, nel tempo questa logica dei controlli sul risultato è mancata, ma perché manca in Italia una formazione in questa direzione. Insomma, dottoressa, noi dovremmo rifondare, secondo me, quel patto sociale che ha caratterizzato l'Italia tra il 46 e il 48, una riscrittura delle regole fondamentali della nostra vita democratica, perché è giunto il momento di riscrivere molte regole e non riscriverne alcune che perdono poi in modo facile, sbrigativo, per poi dire noi abbiamo lavorato, noi abbiamo fatto la legge, è l'autorità giudiziaria che non l'applica, è l'autorità giudiziaria che scarcera, abbandonandosi a facili commenti con quegli strumenti di comunicazione che sono i tweet oppure che sono Facebook da parte di esponenti del governo, che certamente non fanno bene, certo, diciamo la verità, alla comunità. Ma lei ha spiegato benissimo, e così è. Così è, giustamente. Si dice che l'autonomia e l'indipendenza dei magistrati sia sacra. Il procuratore capo di Milano, Francesco Greco, che è omonimo di Francesco Greco di Napoli Nord, che io saluto con affetto, ha fatto una dichiarazione un poco grave sul CSM. Ha detto che il CSM è un problema di trasparenza. Non sappiamo ciò che avviene al suo interno, insomma c'è poca collaborazione tra CSM e magistrati. E lui dice che la magistratura deve essere un palazzo di vetro, questo lo diceva pure il procuratore Lembo. Assistiamo ad un delirio di controllo degli uffici di primo grado ed io non mi sottraggo, ma voglio che sia garantita l'autonomia e l'indipendenza delle procure e dei tribunali di primo grado. È d'accordo, perché il vicepresidente Legnini è rimasto un po' basito. Lei come rimane? Certamente se il collega Greco, che è un collega di consolidata esperienza giudiziaria, soprattutto in procura, ha fatto queste affermazioni, non so a cosa si riferisse in particolare, probabilmente si tratta di una dichiarazione che è stata resa nel corso della parte finale della consiliatura che si è conclusa nel luglio del 2018, tant'è vero che lei parlava del vicepresidente Legnini, e che faceva riferimento, adesso ricordo, ad una circolare del Consiglio Superiore della Magistratura del risalente al novembre del 2017, che per la prima volta dopo 10 anni dall'entrata in vigore 2006-2007 della riforma dell'ordinamento giudiziario metteva mano ad una circolare che si occupava della organizzazione delle procure.
Il tema, devo dire, è molto, molto delicato ed è, come dire, un tema che puoi guardare da diversi versanti, da molteplici angolazioni. Perché da un lato, con questa circolare, per la prima volta il Consiglio Superiore, come dire, a fronte di una riforma che Mascastelli-Mastella, che era andata nella direzione di rendere gerarchico un po', una gerarchia funzionale si intende, certo, non la gerarchia dei militari, l'ufficio di procura, è voluto intervenire per rendere più trasparente, come dire, il potere del procuratore della Repubblica nel rapporto con i magistrati dell'ufficio e nei rapporti esterni, facendo in modo che il procuratore dettasse delle regole di organizzazione del proprio ufficio che limitassero anche il suo potere. Questa circolare era stata un po' avversata, devo dire, da alcuni procuratori della Repubblica, tra i quali anche il collega Greco di Milano, che evidentemente la ritenevano come, come dire, una sorta di invasione di campo, certo, dei poteri del procuratore. Quindi bisogna vedere un attimo quale norma in particolare della circolare lei è anche segretario distrettuale, quindi io, chi meglio diciamo che il tema dire. L'ho approfondito anche all'interno del dibattito che si è alimentato nell'Associazione Nazionale Magistrati e che complessivamente devo dire che questa circolare però è stata salutata con un certo favore. Perché ha voluto fare in modo che il procuratore, il capo dell'ufficio giudiziario, non uso questa espressione capo che sa di gerarchia, vedesse limitato un po' i suoi poteri, ma più che limitati, li vedesse ancorati al rispetto di un principio di legalità. Ho capito. Per evitare che si trasmodasse, si debordasse, si avesse troppo potere. E quindi in questo modo, tanto per evitare di parlare in maniera astratta e di entrare un po' più nel concreto, questa circolare cosa prevede? Fra le tante cose, che il capo di una procura, il procuratore della Repubblica, deve ogni 3 anni stabilire un assetto dell'ufficio con delle regole. Quando lei diventerà procuratore capo, grazie. Glielo auguro prestissimo, lei ogni 3 anni deve fare questa cosa e sarà un ottimo procuratore. Procuratore capo. Io vengo e l'intervista, la prima intervista me la concederà, va bene? Non mi fa arrostire. E ci mettiamo d'accordo, no. Ci mettiamo d'accordo così. Allora, signor procuratore, un giudizio suo su questi delitti, i femminicidi non diciamo continuano, e l'uomo non sa rinunciare, cioè si sente colpito e quindi quando la donna viene lasciata dalla donna la punisce e l'uccide, non è in grado diciamo di sopportare questo rifiuto e considera la donna come una cosa, come un oggetto, si dice sempre. Ci sono stati dei casi recenti che hanno suscitato un po' diciamo, l'indignazione dell'opinione pubblica, un poco insomma delle associazioni delle donne. Ecco, 2 strangolamenti, uno ha strangolato la moglie, dice che era in una tempesta emotiva e il primo grado ergastolo, poi rito abbreviato 35, dopo 35 16, quindi dopo 16 anni via, fuori. Un altro dice, aveva detto alla sua moglie termina questa relazione, la signora non ha terminato la relazione e l'ha ammazzata. Un'altra, una ragazza mi pare, stuprata, dice non è stato riconosciuto, dice no, quello è troppo brutto e non è possibile. L'altra ragazza alla circonvesuviana è stata stuprata, 2 già sono fuori, la circonvesuviana chi ama Napoli, la costiera e Sorrentino e tutto, ben conosce, è stata stuprata, 2 già sono fuori. È mai possibile? Ha messo rimedio il procuratore generale della Cassazione, Riccardo Fuzio, il quale ha detto adesso esamino io le carte e vediamo un po' di che si tratta. E lui ha detto queste parole. Nella sentenza bisogna occuparsi di fatti e non di giudizi morali e estetici. Il falso potrebbe essere un illecito disciplinare. Allora, anticamente si dicevo dammi factum dabo tibius,
Ci viene incontro l'articolo 133 del codice penale che parla della gravità del reato. Lei come fa a stabilire la gravità del reato? Da che lo evince? Se è una domanda, ci vorrebbe una trasmissione intera. Allora, no, vabbè, però lei ha capacità di sintesi. Allora, diciamo questo, facciamo un pochettino un bilancio. E facciamo questo bilancio. Anche dal punto di vista dell'analisi criminale di questi fenomeni. Sì. Allora, io ne parlo anche sulla base del vissuto qui come pubblico ministero a Santa Maria Capua Vetere, sono quasi da 4 anni, ho riscontrato una recrudescenza, quindi se non addirittura un aumento significativo delle indagini scaturite da denunce delle donne. Questo da un lato, come dire, è un fatto positivo. Sì. Perché dal punto di vista culturale segna il riscatto della donna che evidentemente non vuole vivere quella situazione di soggezione vessatoria e quindi esce fuori. Per altro verso però questo tipo di aumento di questo tipo di denunce deve mettere in allarme un investigatore serio, perché ce ne possono essere anche alcune strumentali. Perché la denuncia in sede penale, se c'è una situazione di quasi separazione o separazione, come dire, in atto, può essere utilizzata come strumento per ricattare il coniuge o l'ex coniuge dal punto di vista delle condizioni economiche del divorzio o della separazione. Questo do una lettura, diciamo, ecco, così perché ad ampio pure spettro. Non denunciano perché non hanno soldi, magari, e dice come faccio? Andiamo avanti. Ed è per questi motivi che in una delle recenti riforme di questo governo, di questo Parlamento, si è previsto l'obbligo di sentire quasi immediatamente la donna che denuncia. Fatto del codice rosso. Il codice rosso, ma sin farla sentire dal magistrato. Sì. In maniera tale che il magistrato non manda avanti la denuncia e l'indagine sulla base della sola denuncia resa all'organo di polizia giudiziaria o a qualche associazione di volontariato che poi si prende la briga e trasmette in procura, ma abbia un immediato contatto con la parte offesa per valutarne immediatamente la credibilità e stabilire poi il da farsi subito. Questo, diciamo, è uno dei versanti. L'altro profilo è quello relativo al versante della utilità o dell'adeguatezza, meglio ancora, della sanzione che si va ad utilizzare. Perché, dottoressa, non, accanto all'ipotesi di massima violenza che lei ha citato, no? L'omicidio, la soppressione del proprio simile, o strangolamento, ci sono però una serie di fatti di minore gravità, anche rispetto alle lesioni, come ad esempio lo stalking non aggressivo, non violento, ci sono dei fatti ai danni delle fasce deboli, delle donne, che potrebbero essere trattati con un sistema sanzionatorio diverso. Poi, come dire, per quanto riguarda il tipo di processo, lei ha citato delle sentenze che probabilmente debordavano in punto di motivazione, io dico che le sentenze vanno sempre rispettate, che non vanno, criticate, e soprattutto se vengono criticate quelle brutta, da soggetti, sono d'accordo con lei, ma se il magistrato ha sbagliato, noi abbiamo degli anticorpi all'interno dell'ordinamento che prevedono che se il ministro ravvisa gli estremi, oppure il procuratore generale della Cassazione, gli estremi di un'azione disciplinare, avvia un'inchiesta disciplinare e quindi sa, il nostro sistema, come dire, è organizzato in maniera tale che di fronte all'errore, come in questi casi, potrebbe essere palese del magistrato, sempre che non riguardi una forma di interpretazione della norma, è possibile avviare un'azione disciplinare che si può concludere con il riconoscimento di un illecito disciplinare e applicazione della relativa sanzione. Ma mi chiedo, a fronte di questo panorama che abbiamo cercato di scrivere in maniera abbastanza sbrigativa, forse quindi perdendo qualche pezzo,
Io dico questo, ma il sistema sanzionatorio attuale che prevede pene detentive, arresti domiciliari, custodia in carcere, è secondo lei adeguato anche rispetto alle forme meno gravi? Oppure è adeguato anche rispetto alle forme più gravi di violenza sessuale, dove però un soggetto, dopo aver scontato un periodo di tempo, poi riacquista la libertà e quindi è in grado di poter delinquere alla stessa maniera? Non è un caso, adesso si aprirà un dibattito in Parlamento, è stato presentato un disegno di legge che prevede quello della, diciamo, della inoculazione di virus per abbassare, sì, diciamo, l'esigenza del diciamo, sessuale, il fabbisogno, quindi la castrazione chimica. Sì, ora, si dice. Adesso si avvierà il dibattito, non voglio intervenire nel merito perché non faccio il legislatore. Però pure sarebbe un'idea, dice lei. Però, come vede, è un'idea che, come dire, affronta a metà il problema. Perché si dovrebbe prevedere, al di là delle sanzioni già previste dal codice penale, che sono pena detentiva e pena pecuniaria, un'altra forma di sanzione che noi non conosciamo. E perché prevedere una forma di sanzione così per chi fa la violenza sessuale e non prevedere un'altra forma di sanzione più tenue per l'imprenditore, ad esempio, che non osservando la normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori fa morire un operaio e applicargli quindi sanzioni di carattere diverso, di tipo stigmatizzante nei confronti dell'imprenditore. Allora, per tutto questo per dire cosa? Per dire che mettiamo mano allora ad una riforma seria del codice penale e dunque del sistema sanzionatorio. Per evitare ancora per l'ennesima volta di ribaltare poi su una magistratura già gravida di impegni particolari ulteriori oneri, perché si tratterebbe poi di avere un sistema che funzioni, che ci siano gli strumenti adatti, che ci siano dei magistrati ben formati anche su questo profilo. Cioè, una riforma del genere, innanzitutto, non potrebbe essere una riforma a costo zero. Poi, lei ha citato il 133, che è un articolo del codice penale in materia di criteri che il giudice deve eseguire nella irrogazione della pena in concreto, e se andiamo a vedere la seconda parte, il 133, il secondo comma, dice nel stabilire la pena il giudice deve tener conto anche della vita anteatta al reato, di quella concomitante al reato e di quella successiva. Allora io chiedo, ma quanti colleghi sono in grado, non per incapacità, ma per tempo, di fare questo tipo di esame prima di avere questo tipo di elementi informativi prima di emettere una decisione giudiziaria sull'entità della pena o sulla qualità della pena? Perché i carichi di lavoro sono talmente enormi che non consentono al magistrato di lavorare anche sulla qualità del lavoro. E questa deriva efficientista, produttivistica, che si sta abbattendo sulla magistratura, e non se ne accorgono chi vale tutte, certo, queste leggi, coloro che valgono queste leggi, alla fine che cosa determina? Un effetto contrario rispetto a quello desiderato. Certo. Non si produce giustizia, perché i tribunali non sono dei causifici. Certo. E dopo tutto quello che ha detto lei, io penso che al giorno d'oggi il lavoro più difficile sia quello del magistrato. Ma lei dorme di notte? Sì. Cioè, diciamo, se dormo questi, poco... Con è questi perché... pensieri, cioè, di gravità di reato, avrete anche pensieri di coscienza? Ci sono... L'ha detto anche il Papa che vi ha ricevuto, ha riconosciuto il merito dei sacrifici che fate con pochi mezzi, ma soprattutto lavoro di coscienza. Ma guardi, noi come associazione difficile di magistrati, da un po' di tempo, questo grazie al lavoro del gruppo al quale io aderisco, sono il magistrato indipendente, sono il segretario distrettuale qui a Napoli, è da un po' di tempo che stiamo richiamando l'attenzione dei colleghi proprio sulla qualità del lavoro. Sì, importantissimo. Sulla qualità del lavoro, le immagini che i giudici amministrativi hanno un tetto di decisioni che devono varare nell'arco dell'anno. Noi invece, voglio dire, non abbiamo limiti. Ma non abbiamo limiti, perché se
ci sono 20 donne che nell'arco di una stagione estiva, dei 15 giorni di Ferragosto, vengono a denunciare fatti del genere, la procura non si può fermare, non è che può chiudere e va in vacanza. Per ferie. E allora quei pochi magistrati che rimangono, perché gli altri vanno in ferie e c'è una rotazione, devono immediatamente attivare queste denunce. Certo. Quindi allora però il tempo. Allora la procura, il problema, sai che cosa sta succedendo? Che la procura riesce a fare anche in tempi, chiamiamoli ragionevoli, una serie di attività di indagine. Il problema è che quando poi arrivano al dibattimento, per una serie di ragioni procedurali, di mancanza di organico, di turnover dei magistrati, i processi poi si fermano. Si dice e quindi la giustizia diventa lenta. Lenta, è una vera giustizia. E non è una vera giustizia, diciamo, giustamente, perché a distanza di anni vedersi assolto o vedersi anche condannato non ha quel significato, perde quella funzione rieducativa la pena, ma perde anche la funzione, la sentenza di assoluzione. Comunque il lavoro del magistrato è difficilissimo, io non lo farei. Signor procuratore, le comunico l'ultima domanda, perché poi non vorrei esserle di ulteriore scaro. Parliamo del magistrato e l'empatia, c'è stato un bellissimo convegno a Napoli, io sono stata invitata ma non sono potuta andare perché c'era una, diciamo, l'intervista di un suo collega, il collega Alessandro Minita, e quindi non sono intervenuto. Empatia e magistrato, spieghiamo ai nostri telespettatori, siamo in un'epoca di egoismo che nessuno ci ascolta, uno dice ma mi vorrei confidare con qualcuno, ma con chi ti confidi? Anticamente c'era l'amico del cuore, se lo ricordo quel film di Troisi, io ricomincio da tre, quello che gridava Gaetano, Gaetano aspettava pure sotto l'acqua la confessione dell'amico suo, ormai non esiste più e la gente sempre più sola si rivolge alle macchine e parla col computer e parla in maniera virtuale. Ecco, l'empatia, ecco, gli stati affettivi, l'empatia significa partecipare, cioè mettersi nei panni però senza, diciamo, partecipare attivamente, invece la simpatia è più una cosa passionale, ma non di passione, passionale nel senso di partecipazione, che uno diciamo soffre con la persona. Questi stati affettivi hanno sempre interessato tutta la storia dell'umanità. Che ricaduta hanno sul diritto gli stati affettivi? Allora, guardi, diciamo che è da poco che questi studi di carattere psicologico che si riflettono lo stato d'animo del magistrato nel momento in cui affronta un processo penale o civile che sia, si stanno sviluppando anche in Italia. Se, come ha detto lei, per empatia si deve intendere la capacità di mettersi nei panni degli altri, a prima vista sembrerebbe che questa empatia dovrebbe caratterizzare l'attività del giudice, che deve essere invece distaccato. Ma invece noi vogliamo invece capire, perché il distacco è, appartiene al simbolo, il simbolismo. Distaccato significa essere imparziale, terzo rispetto agli interessi in contesa, rispetto all'imputato, alla parte offesa. Però non c'è dubbio che un certo, empatia, questa, può aiutare o può anche non aiutare, può essere anche dannosa. Allora abbiamo cercato in quel convegno innanzitutto di capire in che maniera l'empatia può condizionare il giudice anche già nella conduzione dell'udienza. Per cercare di porre argine ad eventuali derive. Perché parlarne significa prendere cognizione dell'esistenza di un problema, se di problema si tratta. Se metti la testa sotto la sabbia come lo struzzo, non vedi il problema, hai delle storture o forse delle decisioni errate perché dettate da scelte empatiche, magari non lo sai nemmeno. Quindi era questo il senso del convegno, ma a questo senso, questo significato, c'era un altro versante sul quale si voleva concentrare l'attenzione,
e c'è il versante di quanto un'informazione corretta o meno di un processo nella fase delle indagini possa poi empaticamente influenzare il giudice quando l'indagine arriverà al processo per la verifica dibattimentale. E non dimentichiamo, ci sono colleghi molto seri che quando sanno che devono esaminare un certo processo al dibattimento spengono addirittura la televisione per evitare di sentire commenti, interviste oppure quelle trasmissioni televisive, perché potrebbero essere influenzati. E allora abbiamo affrontato un altro tema anche interessante della comunicazione istituzionale degli uffici giudiziari, che riguarda sia gli uffici civili sia il penale. Interessante. Perché servirebbe a, come dire, come se stessimo qui, magari all'inizio dell'anno, e un presidente di tribunale, immagino, provo a immaginare, faccia una sorta di conferenza stampa, ma questa è una delle modalità di come potrebbe essere di comunicazione, con la quale veicola una serie di dati, che non sono però i soliti dati di numerici, eccetera, ma potrebbe anche illustrare le questioni più importanti che sono state affrontate o che saranno affrontate nel corso dell'anno successivo, un po' come fa la Corte Costituzionale, sì, quando deve decidere su delle, come giudizio sulle leggi più importanti che vengono impugnate. E questo convegno l'ha promosso il gruppo di magistratura indipendente che io coordino a Napoli, ma devo dire che complessivamente è stato bello, è stato bellissimo, interessante. Tenga conto che anche questo tema ha formato oggetto di una io chiamo acuto intervento del Consiglio Superiore della Magistratura che nel luglio del 2018, quindi alla passata consiliatura, ha varato proprio una circolare sulla comunicazione istituzionale. Importante. Questo ovviamente apre lo spiraglio, come dire, ad un altro tipo di discussione, cioè come il capo di un ufficio giudiziario debba comunicare l'attività del proprio ufficio, e quindi si potrebbero creare delle professionalità diverse e nuove all'interno degli uffici giudiziari, dare spazio a dei giovani giornalisti. Ripeto, la comunicazione è importantissima, ma soprattutto ha una grande funzione in questi casi, evitare che come dire, venga diffusa solo un'informazione sbagliata o incompleta. Sì, sentire più voci. No, ovviamente non ha la funzione, non è quella di rendere protagonista il magistrato, insomma, certo, assolutamente. Dato perché già sono al top. Lei per esempio, a parte magie, è empatico. Con me è empatico, io provo pure empatia e simpatia. Lei che prova? Simpatia. Non mi posso mettere perché voglio dire... No, troverebbe piccoli. E vabbè, lo so, è un po' stretti. Vabbè, ma comunque è bellissimo, sia l'empatia che la simpatia sono due cose, stati affettivi importantissimi. Allora io, signor procuratore, la ringrazio per l'onore che mi ha dato, che ha dato a tutti noi. La ringrazio, ci venga a trovare più spesso. Le faccio, prometto di farle trovare questo quadro che fa squadra anche la magistratura, la procura. Mi saluti il procuratore Troncone. Che dirle? I successi le fanno bene, quindi continui così. La dottoressa è troppo buona, ringrazio lei, ringrazio l'emittente e ringrazio tutti i telespettatori per aver seguito questa mezz'oretta che abbiamo trascorso insieme. Grazie, buonasera. Signor procuratore, a voi buonasera.